L'ultimo video, la lettera agli avvocati, ci porta al punto centrale della riflessione sulla legge, e cioè agli studi di Giovanni Birindelli, che sono sviluppati in particolare in questi due libri molto belli, intitolati La sovranità della legge e Legge e mercato, editi da Leonardo Facco Editore. Leonardo Facco, altro grandissimo esponente libertario italiano. Questi sono i due libri di Birindelli e questo è il suo sito sulla Catallassi, dove Birindelli pubblica interessantissimi articoli. Birindelli stesso spiega il significato della parola Catallassi, che è un termine più preciso rispetto a economia di mercato. Questo perché la parola economia si riferisce a una organizzazione, significa amministrazione, per esempio. Ed è quindi un ordine razionale, non è un ordine spontaneo, a differenza del libero mercato che invece è un ordine spontaneo. Al contrario, la parola più adatta per indicare la scienza economica è la catallassi, che è migliore della parola economia perché deriva dal greco e significa scambiare, ma non soltanto scambiare, ma più in generale vuol dire accogliere nella comunità, trasformare il nemico in amico. Sono proprio questi gli effetti del libero mercato. Attraverso i liberi scambi individuali si creano legami fra persone e culture. Lo stesso Bastiat, grande economista francese dell'Ottocento, diceva che se attraverso un confine non ci passano le merci, prima o poi ci passano gli eserciti. Proprio per sottolineare l'aspetto e il ruolo pacifico che ha il libero scambio e il libero mercato. Dunque, la parola catallassi indica l'ordine spontaneo del libero mercato, oggi impropriamente chiamato economia di mercato.